Signori, benvenuti in questo nuovo video. Oh sì, si aspettava da tantissimo tempo, immagino. Ovvero il ritorno delle tier list. Quindi, ovviamente vi invito, come al solito, come ogni anno, a non insultare né al mancare di rispetto in ogni tipo. Non mancate di rispetto, semplicemente discutete qua sotto nei commenti e... se possibile, evitate di fare screenshot e mandarli in giro, perché poi la gente non ci capisce un cazzo. Detto questo, comunque, benvenuti nella tier list di gennaio 2023. Questi sono i mazzi che vi ho selezionato per questa tier list. Saranno 38, meno di 40 a questo giro, che sono un buon numero perché ce ne possiamo... uscire indenni quasi dalla tier list dei 20 minuti, mettiamolo così. Dovrebbe venire in circa 10-12 minuti, quindi mi va benissimo così. Allora, partendo dal presupposto che, per quanto riguarda il vecchio formato, quello di fine 2022, insomma, è cambiato veramente poco. Abbiamo quali nuove introduzioni? Abbiamo una espansione nuova a sto giro, ovvero... la carissima Amazing Defenders, che introdurrà tre archetipi nuovi, che uscirà letteralmente settimana prossima. Quindi andrò a parlare principalmente, per quanto riguarda questa tier list, di quei mazzi. Per quanto riguarda i precedenti, li andrò a mettere semplicemente senza troppi commenti. Quindi, cominciando dai mazzi precedentemente già esistenti, abbiamo Altergeist, che non è... definibile assolutamente for fun, né tier 2, Rogue ci può stare. Brave Token, engine da Rogue, per quanto sia full power al momento, non è comunque al livello di quello che si utilizza ai livelli più alti del gioco. Bestial, engine da tier 1, indubbiamente... poco da dire, lo vado a definire come un engine da tier 1. Poi abbiamo Cold Talker, che è un mazzetto interessante, ma nulla di esagerato. Dovrebbe ricevere supporti, anzi sicuramente riceverà dei supporti, ma si parla di aprile, insomma, con Cyberstorm Access. È veramente tra tanto tempo che ci saranno questi supporti, quindi al momento lo vado a definire come un mazzo tranquillamente... boh, for fun. Despia è un mazzetto interessante, un rogue simpatico, nulla di esagerato, ma ci sta. Poi abbiamo Invodolmatica, che lo vado a definire come rogue. Fatica veramente tanto, perché comunque il mazzo, diciamo che non è nulla di esagerato, non fa nulla di troppo forte al momento. Lo vado a definire... come rogue, semplicemente perché sì, ok, è interessante, ma nulla di più. Draco Slayer, mazzetto carino, un mazzetto da rogue, assolutamente. Precisiamo, nei tier 1 vado ad inserire soltanto gli engine, a differenza delle vecchie tier list dove mettevo soltanto i tier 2, adesso suddividiamo effettivamente l'engine tier 1 dai tier 2, perché effettivamente se il tier 0 utilizza anch'esso questa engine, allora è un engine a tutti gli effetti tier 1. Poi abbiamo Drago, che è definibile come roghettino, mazzo simpatico ma non è esagerato. Drytron, ragazzi, mi dispiace, ma verrà definito for fun per questa tier list. Al momento non regge per niente, ha veramente troppe debolezze. È ovviamente un for fun altissimo, cioè nell'ambito di for fun, dove non si giocano né sprite né tier, anzi, banalmente, dove non si giocano i Shizu e tier, il mazzo è tipo uno dei più forti al momento. Però all'infuori da quel formato, quindi nel formato attuale, è abominevole, veramente, gli dà tutto addosso, veramente tutto. Poi abbiamo Eldritch, che è un mazzetto for fun simpatico, pure questo nel panorama for fun rompe i culi, nel panorama attuale è veramente mediocre. Poi abbiamo Exorcister, non si vede più da un sacco di tempo, nelle top cut, for fun. E poi incominciamo con la spilza di tier 2, vabbè la spilza tra virgolette, ovvero Flanderis, considerabile come tier 2. E poi, vabbè, ci sta più avanti Sprite, che verrà definito anch'esso come tier 2. Andiamo a parecchiare già il tier 0 del formato e andiamo a mettere anche Sprite tra i tier 2. Poi DPE... non lo sta usando nessuno, ok, for fun. Poi abbiamo Kashtira, non ha ancora i supporti, mi dispiace.
For fun, il mazzo sicuramente diventerà molto più forte quando usciranno i supporti, appunto. Labyrinth è interessante, non si vede in top, non penso che si vedrà onestamente, però dovrebbe ricevere supporti, quindi ne vado a parlare decentemente. Dai, Rogue, proviamoci, anche se onestamente dubito molto fortemente che possa essere un Rogue. Marincest dovrebbe essere rimosso, secondo me, da questa tier list, però vabbè. For fun, Mathmech, roghettino simpatico, ogni tanto si vede in top di nuovo. Poi abbiamo Mikanko, nuovo archetipo inserito nel set che uscirà, ovvero Amazing Defenders, un archetipo principalmente, cioè che si basa principalmente su un mostro rituale che vuole equipaggiarsi la roba. Onestamente non mi sembra nulla di esagerato, lo vado a definire come un for fun. Il mazzo, ragazzi, è veramente deludente, secondo me. E non ci possiamo aspettare niente di più. Poi abbiamo Naturia, che è un roghettino simpatico. Grazie agli Shizu sta venendo qualche numerino interessante, quindi ci può stare. Pureri, ecco, Pureri è interessante per quale motivazione? Perché Pureri può fare Zeus da 8, 10, anche se non ricordo male. Boh, vabbè, può fare Zeus da tanti materiali, Zeus da X. Rogue, sinceramente, mi sembra un mazzetto interessante. Bisogna vedere che cosa dirà, ovviamente. Secondo me, come engine, ha un buon potenziale, mettiamola così. Poi abbiamo Rescue Ace, che onestamente è la mia scommessa per quanto riguarda questa tier list. Penso che possa reggere nel panorama rogue, anche perché, se non ricordo male, non si basa quasi per nulla sul cimitero. Può essere interessante, outsider ci può stare. Poi, vabbè, questa roba qui la dovrò andare a definire come for fun. Non va più top da boh, l'anteguerra. Ma in realtà pure Alter, anche se Alter mi pare che per fine dicembre abbia fatto qualcosa di interessante. Vabbè, lo lascio lì, Alter. Runic ha fatto due top 32 al YCS di Sydney. Quindi, Rogue, ci può stare. Sala, boh, cioè, ok, non toppa da tanto, lo vado a mettere come non gli arrivano supporti in questo periodo, potrebbe fare una top 64 al... No, Lione non è questo mese, boh, for fun. Quest'altro mazzo, Scareclaw, ragazzi, per il momento non riceve supporti, quindi lo metto for fun, è molto hypato, quello sicuramente. Sky a dicembre ha fatto un paio di top interessanti, potrebbe essere definito come rogue, mazzetto interessante, non è esagerato. Spellbook, poverino. Sushi, boh, tier 1, fortissimo. E poi abbiamo Zwor Sol. Zwor Sol è interessante perché ha fatto due top proprio recentissimamente a Sydney. Può essere interessante, ovviamente, con questo engine qua. Quindi lo vado a mettere rogue, vediamo che cosa farà. Tribrigade non sta facendo niente. Ho messo Drytron in for fun, quindi per forza Tribrigade dovrebbe andare qui. Anche se Drytron è stato ittato, potremmo mettere Tribrigade qui. E Drytron tenerlo in for fun. Eldritch purtroppo si basa troppo sul cimitero e gli Shizu gli danno troppo fastidio. Turdraco, vabbè, abominevole. E poi abbiamo Vernalizer, che è un buon engine da utilizzare con Naturia. Boh, cioè, facciamo così. Va bene, ok. Naturia e Shizu. Sì, Naturia, Vernalizer, Naturia, Naturia, Vernalizer. Naturia, Verna, va bene, ok. Va bene così, va bene così. Per quanto riguarda questa tier list, allora, mi dispiace tantissimo per quanto riguarda Drytron e Eldritch, però non stanno reggendo di Shizu. Conti fatti, non si stanno vedendo più in giro. Per quanto riguarda il resto, onestamente, dubito di dover fare dei cambi, mettiamola così. I mazzi nuovi non andranno per niente a modificare il formato e la situazione rimarrà praticamente la stessa. Quasi invariata, quasi del tutto invariata. Ragazzi, scrivetemi qua sotto che cosa ne pensate. Ovviamente accetto i vostri pensieri. Detto questo, signori, spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo come al solito domani alle 15 con un nuovo video. Mi raccomando, arriveranno tutte le classifiche per quanto riguarda le due classifiche per quanto riguarda i top meta e i top rogue. Oh, ciao ragazzi.